In seconda categoria solo una, fra Gallicano e Capannori, potrà continuare a sperare in un passaggio in prima categoria per la porta di servizio. I bianconieri garfagnini hanno però faticato le proverbiali sette camicie nella semifinale di casa al Toti con il Fornaci per raggiungere l'obiettivo della finalissima. La sfida di domenica è stata di quelle interminabili e con il risultato sempre in bilico per merito delle due formazioni che hanno confermato quanto di buono fatto nella regular season. L'avvio è scoppiettante con tre gol nell'arco di 10 minuti. Passano i locali con Bruciani, pareggia un minuto dopo Fuschetto per il Fornaci, ma ancora il Gallicano con Giannelli si porta avanti e chiude in vantaggio la prima frazione. Al decimo della ripresa un indomabile Fornaci fa 2-2 con Picchi. Poi le squadre si affrontano a viso aperto fino al duplice fischio di Frediani di Pisa. Si va ai supplementari ed è il Gallicano che dimostra di averne di più e con un gol per tempo Giannelli e poi Bruciani confezionano il 4-2 finale. Domenica i bianconeri tornano in campo per vincere la partita più importante. Di fronte, in campo neutro, c'è il Capannori che ha 2 risultati su 3 per continuare nella lotta promozione. Sarà sfida da non perdere.